Amiche e amici di Abruzzo Web, siamo in collegamento streaming col professor Mario Pepe, medico e docente universitario di endocrinologia e medicina interna, la persona adatta, ex parlamentare, la persona adatta per fare un quadro un po' generale della situazione purtroppo non rosea, anzi difficile, che stiamo vivendo con questa quarta ondata del coronavirus. Ecco, prima di tutto, ecco appunto, come vede la situazione attuale? Sono attese tra l'altro a ore misure del governo per limitare spostamenti, assembramenti e quant'altro. Bah, la situazione in Europa è abbastanza grave perché c'è il dilagare di questa nuova ondata legata a un virus che è un virus nuovo, nel senso è un virus che ha subito più di 50 mutazioni genetiche nel suo patrimonio e quindi chiaramente ci troviamo di fronte a un virus nuovo ed è di oggi la notizia che i vaccini, anche la terza dose, riescono a dare una copertura intorno al 70%, che non è poco, ma non è la copertura del 95% su cui era stato calibrato il vaccino all'inizio. Comunque, il 70% è meglio che nulla. Io credo di questo, il quale futuro? Se noi guardiamo alla storia della medicina, le epidemie, le grandi epidemie nella storia, i virus, dopo aver dimezzato la popolazione, non sono mai più tornati nel luogo del delitto. Nel senso che se noi pensiamo alla Spagnola, l'invenzione di Spagnola che decimò l'Europa intorno agli anni 20, non si è più ripetuta. Quindi l'augurio è che i virus di mutazione in mutazione diventano dei virus innocui e quindi non patogeni. L'Omicron può essere considerato un virus che sta diventando innocuo adattandosi darwinianamente. Guarda, ci sono delle notizie che già questo virus Omicron di cui si parla non dà quella gravità del quadro polmonare che dava il primo virus, cioè non dà quelle trombosi del polmonari in una percentuale molto elevata, ma pare che si limiti esclusivamente e principalmente al primo tratto delle vie respiratorie. Quindi questo potrebbe essere l'inizio magari di una buona notizia, però bisogna stare attenti, continuare con le misure e continuare soprattutto con le vaccinazioni. L'altra buona notizia è che il nuovo virus, il nuovo vaccino che è stato approvato recentemente è un vaccino, diciamo, quasi tradizionale, in cui Si riferisce a quale vaccino? è al vaccino che è stato proteico, che è stato approvato dall'EMA, il quale è un frammento della proteina Spike unita a un adiuvante, per cui in effetti rientra nel quadro dei vaccini tradizionali come il vaccino antinfluenzale. Questo potrebbe convincere quelle persone che hanno paura che il vaccino a RNA, che è un vaccino che dà un messaggio alla cellula per produrre gli anticorpi. Perché in effetti come funziona questo vaccino? Entra nella cellula ci sono delle officine di montaggio, che sono i ribosomi, i quali rispondono e costruiscono delle proteine, in questo caso gli anticorpi, su comando del DNA. In effetti questo RNA dà dei comandi alla cellula e fa produrre questi anticorpi. Invece i vaccini tradizionali, quelli che davano un'immunità più duratura, erano dei vaccini che erano fatti o con virus uccisi o con virus attenuati. E se noi pensiamo alle vaccinazioni che abbiamo fatto nell'infanzia, in effetti ci sono delle vaccinazioni che davano un'immunità più duratura. Oggi l'immunità Prego, di questi. Prego. prego, prosegua il suo ragionamento. Oggi questi vaccini hanno dato un'immunità, diciamo così, non duratura. Direi quasi effimera, che dura qualche mese, non anni, perché è il problema è nel vaccino stesso. Cioè l'RNA messaggero viene distrutto dalla cellula nel giro di qualche ora, quindi dà il segnale e poi viene distrutto. Quindi la produzione degli anticorpi che si creano
in quel momento, e sono degli anticorpi che duravano, si pensava durassero molti mesi, in effetti durano 3, 4, massimo 5 mesi. Mi auguro che questo nuovo vaccino proteico possa dare una immunità più duratura nel tempo, in modo da lasciarci più in pace con le vaccinazioni. E potrebbe anche questo vaccino proteico, proprio perché è un vaccino tradizionale, convincere coloro che pensano che l'RNA messaggero possa indurre dei tumori e quindi possa indurre degli effetti a distanza. Quindi ci Vabbè, sono però voglio dire, sui Novax, parole di Mattarella, forse gli stiamo dando troppo spazio. Troppa importanza. Voglio dire, comunque non trova che forse poi la contrarietà al vaccino è ideologica, quindi che sia mRNA no. E proteico, anche perché voglio dire, è dimostrato questo nesso tra mRNA messaggero e possibili insorgenze di tumore, non si sa quando e come. Ma no, perché l'RNA messaggero viene, e dopo aver dato il segnale nella sintesi proteica, questo è dettato anche un po' dall'ignoranza, nel senso che è vero che innanzitutto questi RNA messaggeri sono conosciuti da anni, quindi non è una cosa, adesso sono stati utilizzati col vaccino, possono dare qualche problema, però i problemi li possono dare qualsiasi farmaco, non dimentichiamo che farmaco significa veleno, quindi il farmaco è di per sé, nella parola stessa è un veleno, però il veleno qualche volta può ferire, può uccidere, ma può anche guarire. Allarghiamo il discorso, altro tema centrale, determinante, come Abruzzo, stiamo lavorando un articolo, un po' lo spoileriamo, insomma, parliamo di oltre 3 miliardi di euro di deficit del sistema sanitario regionale, tra cui l'Abruzzo 130 milioni, è una difficoltà a sostenere un sistema sanitario nazionale che tra l'altro è stato anche provato prima del Covid da, insomma, tagli dalla famosa legge Lorenzin, riordino della rete ospedaliera e quant'altro, insomma il discorso è complesso, ma ci siamo capiti. Qual è il suo giudizio a questo punto? La domanda, oltre che al medico, al politico. Allora, guardi, io ho fatto il politico per 3 legislature e mi sono interessato di sanità. Il sistema, il futuro, la preoccupazione per il futuro sarà la tenuta del sistema sanitario nazionale. Questo sistema sanitario nazionale era stato calibrato per un'altra Italia, per un'Italia che moriva a 60 anni. E poi ha subito anche la crisi della formazione dei medici. Cioè, voglio dire, oggi ci troviamo in mancanza di medici perché è stata sbagliata la riforma del numero chiuso. Il numero chiuso è stato fatto, numero programmato, non tenendo conto delle esigenze della popolazione, ma tenendo conto degli iscritti agli ordini dei medici. Lei pensi una cosa, che all'ordine dei medici di Roma sono iscritti 50.000 persone, ma più della metà hanno più di 70 anni, perché il grande boom c'è stato negli anni 70, quei medici di allora oggi hanno più di 70 anni. Per cui ci troviamo di fronte a degli iscritti di cui la metà hanno superato già l'età della pensione, quindi un numero programmato sbagliato. Poi la crisi delle università ha creato anche una carenza nella educazione medica, perché la crisi dell'università non è la crisi di una semplice istituzione, è la crisi di quella istituzione che, formando la classe dirigente nei vari settori della nazione, guarda al futuro della nazione. Non dimentichiamo che qui si è abbassato il livello del pensiero nazionale. Se ai concorsi per magistrati la metà vengono bocciati perché non scrivono bene in italiano, che significa? Significa che qui si è abbassato il livello del pensiero nazionale. Quindi, secondo me, l'urgenza, saranno sì problemi economici, eccetera, eccetera, ma l'urgenza è investire di nuovo sulla formazione. Se no, altrimenti i nostri figli, i nostri nipoti faranno i camerieri dei cinesi, faranno i camerieri di questi che hanno investito di più nell'istruzione. Quindi è sbagliato il numero programmato, sbagliato il fatto che sono state tolte sempre più risorse all'università. Vedevo l'altro giorno, dice, mancano 10.000 infermieri.
Ma come si può risolvere questo problema degli infermieri? Secondo me, della formazione infermieristica si devono interessare direttamente le aziende ospedaliere. Le aziende ospedaliere che devono formare, reclutando dei giovani diplomati, secondo le necessità delle aziende ospedaliere stesse. Se servono 1.000 in rianimazione, devono fare dei colloqui tipo corsi, concorsi e formare i giovani nelle rianimazioni. È inutile che gli facciamo fare un percorso uguale per tutti e poi magari non sanno fare niente, neanche un prelievo del sangue. Quindi va rivista un pochettino tutta la formazione medica, va rivisto il numero chiuso, vanno coinvolte le aziende ospedaliere, i quali possono fare delle assunzioni attraverso dei corsi e della formazione secondo le proprie esigenze. Questo va fatto subito, altrimenti noi dovremmo chiudere nei prossimi anni molti ospedali. Sarebbe un paradosso. Da anche medico e potremmo dire ex politico, come persona che si interessa attualmente di politica, che valutazione dà dell'operato del governo delle larghe intese di Mario Draghi? Guarda, il governo ha fatto quello che si poteva fare. Io trovo ingiusto quella, diciamo, la critica di Crisanti che ha criticato il governo. Non dimentichiamo, diciamo, ma sono stati fatti vaccini diversi, ma non dimentichiamo che all'inizio i vaccini non si trovavano. Per cui mi ricordo che addirittura i medici non venivano mai vaccinati, perché le case farmaceutiche, la Germania, fece una grande ingetta di vaccino, per cui a noi arrivarono le briciole. Non dimentichiamo che la classe medica ha pagato con 300 morti il fatto che all'inizio un po' non si conosceva il problema, ma anche perché non c'erano i vaccini all'inizio. Mi ricordo che i vaccini arrivavano con contagocce, per cui diciamo così che i politici si buttavano con quello che c'era sul mercato, quindi non possiamo criticare che magari sono stati fatti vaccini diversi. Allora si faceva quello che si poteva perché c'era proprio all'inizio una carenza di vaccini. Però adesso mi pare Vaccino proteico prima non c'era sostanzialmente. però per esempio c'era il vaccino a vettore virale, è stato fatto quello perché quello era disponibile rispetto agli altri vaccini da RNA che sono stati più efficaci. Perché mentre l'AstraZeneca dava una protezione intorno al 50-60%, questi già dall'inizio su quel virus, non su quello che sta mutando adesso, davano una protezione del 90-95%. E quindi il governo in quel momento ha fatto quello che si poteva fare. Ancora stiamo parlando del governo Conte a questo punto. Dovendo Adesso conto, sul governo Draghi invece. chiaramente ha corretto gli errori del governo Conte, cioè, chi arriva dopo fa sempre meglio. E poi non c'è stata, diciamo così, questa opposizione ideologica delle altre fazioni politiche, perché questo è un governo di unità nazionale, E questo, quasi. ecco. A proposito di unità nazionale, come la vede la corsa alla Presidente della Repubblica che potrebbe anche minare questa unità nazionale, insomma? Guardi, io le dico questo, non è tempo di eleggere un presidente di parte. Noi abbiamo avuto due presidenti della Repubblica eletti con un voto striminzito e tutti e due hanno fatto una brutta fine. Mi riferisco a Leone, presidente Leone, che fu costretto a dimettersi prima del settennato, il presidente Leone fu eletto con una maggioranza, con un voto striminzito. Anche Segni fu eletto con un voto striminzito, però Segni finì prima, però fu travolto dalle politiche. Questo è il momento in cui il popolo italiano è esasperato. Già il Parlamento ha una crisi di rappresentanza, perché è un Parlamento non di eletti ma di nominati. Se poi si fa una divisione anche sul Presidente della Repubblica, allora si crea veramente una crisi democratica nel paese. Non dimentichiamo che ci sono 6 milioni di persone che sono esclusi dalla vita democratica, che pagano le tasse e che non hanno diritto al voto, e quindi in effetti è bene che il Presidente della Repubblica sia un presidente con un'ampia maggioranza. Quindi non Berlusconi, insomma, vuole dire. Ma in questo momento io vedo Draghi, quello che può raccogliere un grande consenso anche nei sondaggi popolari. Se poi si mettono a fare delle alchimie politiche,
di eleggere un presidente con un voto risicato, secondo me è una cosa, è un pericolo in questo momento storico per l'Italia. Lei voterebbe Mattarello, è stato eletto con un voto di parte, però poi Mattarello è venuta l'epidemia e quindi l'epidemia ha diciamo così imposto una cooperazione, un accordo di tutti i partiti. Quindi lei dice Draghi potrebbe essere, però poi questo in poi questo crea momento quello che ha più consenso diciamo anche da parte dei cittadini è Draghi. Il resto sono tutte alchimie che secondo me la nazione non può tollerare. Però c'è chi dice legittimamente, poi insomma gli endorsement dell'Europa sono chiarissimi, è Draghi proprio che riesce a tenere unita questa maggioranza molto composita. Se va via lui, chi potrà garantire questo? Ma sa, negli ultimi tempi, da Cossiga in poi, il Presidente della Repubblica non è stato un semplice notaio. Il Presidente della Repubblica è intervenuto, in effetti, è vero che non siamo in una Repubblica presidenziale, però la Costituzione dà al Presidente della Repubblica delle carte in mano, che se usate da una persona saggia posso Draghi dire, potrebbe mettere un suo tra virgolette alter ego e andare. La linea ormai è tracciata, poi si tratta di 6 mesi e quindi sarà il nuovo Parlamento a eleggere il nuovo governo. 6 mesi, si può arrivare tranquillamente fino a ottobre, che poi è quello che interessa ai parlamentari, perché ad ottobre in poi scatta il diritto a percepire il vitalizio. Perché ho capito che questo Parlamento ci tiene molto al vitalizio, magari ha tagliato i vitalizi degli altri, ma non ha toccato di una lira la propria indennità e il proprio stipendio. Hanno toccato anche il suo di vitalizio? Non ho capito. Hanno toccato anche il suo di vitalizio? Il mio soprattutto. Però voglio dire, sarebbe, in un momento di criticità, sarebbe stato opportuno anche che i parlamentari che percepiscono 16.000 euro al mese avessero tagliato prima la loro indennità e poi potevano provvedere al taglio di solidarietà degli altri. Invece hanno prima tagliato i vitalizi delle vedove, i vitalizi. Addirittura c'erano delle vedove che percepivano un vitalizio di 300 euro al mese. A questo punto si è detto, ma almeno diamogli il reddito di cittadinanza a questo. Come fanno a vivere con 300 euro al mese? Perché Tito Boeri aveva fatto un coefficiente di conversione per cui alla fine veniva fuori che per esempio quelli che hanno addirittura dei costituenti, dei deputati costituenti ancora vivi, non cito i nomi, e il taglio ha comportato un vitalizio di 300 euro al mese, sotto la soglia di sopravvivenza. Ultima domanda, il livello della classe politica attuale rispetto a quella dei suoi tempi, diciamo. Guardi, quando io entrai in Parlamento, eletto in un collegio uninominale, perché prima è vero che le liste le facevano i partiti, però il 60% dei collegi uninominali furono vinti per meno di 400 voti, il che significa che se sbagliavano il candidato perdevano il collegio, quindi i partiti avevano diciamo così l'interesse a scegliere quelli che potevano, quei candidati che potevano raccogliere consensi. Cambiata la legge elettorale con il cosiddetto listone bloccato che ricordava la lista del fascismo, perché durante il fascismo la lista dei deputati la facevano i sindacati, il Gran Consiglio, e qui la fanno i partiti, cioè voglio dire il modello era quello. A questo punto si è reciso il legame con gli elettori, per cui chi stava primo in graduatoria veniva eletto, chi stava magari a un posto non utile non veniva eletto. E quindi con questo si è reciso il legame con gli elettori. Quindi il Parlamento ha perso rappresentatività. E quindi i deputati non sono più i rappresentanti del popolo, ma sono i rappresentanti fiduciari dei partiti. Questo ha stravolto completamente le regole democratiche. E se oggi, in effetti, c'è questo allontanamento della società dal Parlamento, è anche per questo motivo, per questa crisi di rappresentanza legata alla legge elettorale con il cosiddetto listone bloccato. Quindi c'è analisi interessanti che vedo anche in questo diciamo movimento Novax, vabbè non è maggioritario ma può essere, è anche un
diciamo, può essere letto anche con una forte sfiducia nei confronti non solo della scienza in quanto tale, della medicina ufficiale, tra virgolette, per usare il loro gergo, ma anche proprio nei confronti delle istituzioni tutte. Ma diciamo così, con i 5 Stelle, diciamo, c'è stato un voto di protesta, per cui sono entrati in Parlamento gente che non avevano alle spalle un cursus honorum politico, e poi si è visto i disastri che sono stati fatti. Però secondo me il popolo italiano aveva bisogno di vedere che cosa significa mandare in Parlamento delle persone incompetenti. Quando io stavo, mi ricordo, nella Commissione Giustizia, a me sembrava di stare seduto nella storia, cioè vicino a me c'erano giuristi di fama internazionale e io stavo lì ad imparare continuamente. E mi ricordo che allora i deputati di prima legislatura non prendevano la parola, noi ascoltavamo in aula, noi lavoravamo nelle commissioni, ma la parola in aula la prendevano i deputati che avevano esperienza, eccetera. Adesso non si capisce niente, addirittura sbagliano l'italiano, quindi il Parlamento si è un po' imbarbarito. Mi auguro che col nuovo Parlamento ridotto nei numeri, ma soprattutto che la catarsi del voto possa riportare in Parlamento di nuove personalità del mondo civile che hanno qualcosa da dire, soprattutto. Professor Mario Pepe, davvero grazie per questa interlocuzione. Abbiamo spaziato dalla politica agli scenari futuri e soprattutto da medico anche all'aspetto più urgente e impellente, quello della pandemia del coronavirus. Grazie molte, buona giornata e buon lavoro. Buon Natale! Anche buon Natale, chiaramente.